prossima per il big match contro la Circe Conad Perugia, quarta forza del campionato. Match sold out già da martedì scorso, quando la società patavina ha comunicato l'impossibilità di staccare altri biglietti. La Chioene Padova arriva a questa partita dopo la sconfitta subita contro Vivo Valencia, che di fatto ha sancito l'esclusione, o meglio l'uscita dalla Coppa Italia per Giannotti e compagni. La Chioene Padova è vero, non sta attraversando un momento felice, l'ultima vittoria risale infatti al 20 novembre scorso, poi una striscia di 4 sconfitte consecutive. Anche se c'è da dire che nella partita contro Vivo Valencia Giannotti e compagni hanno mostrato una timida reazione. Ricordiamo che ci sono ben 2 ex di giornata in questo match. Il primo è in campo ed è Alexander Berger, lo schiacciatore austriaco, lo scorso anno in forza alla Chioene Padova, e mister Lorenzo Bernardi. Lorenzo Bernardi, che ricordiamo, è arrivato alla panchina umbra l'11 novembre scorso dopo l'esonero di Boban Kovac. Lorenzo Bernardi, mister secolo, un passato glorioso da atleta, che non serve che sia qui ad elencare tutte le sue glorie, ha allenato anche a Padova quando la formazione patavina era in A2 nella stagione 2009-2010. I precedenti vedono favorita la formazione perugina con 18 vittorie su 26 match giocati. Ma andiamo quindi a conoscere le formazioni. Per quanto riguarda Perugia, scende in campo con il numero 8 Aaron Russell, con il numero 9 Ivan Zaitsev, con il numero 12 Alexander Berger, con il numero 15 Luciano De Cecco, con il numero 17 Emanuele Birarelli, con il numero 18 Marco Podraskanin e con il numero 16 il libero Andrea Bari. Andiamo ora a scoprire la formazione di casa. Mister Baldovin sceglie al palleggio Francesco Zoppellari. In diagonale il capitano Stefano Giannotti. Andiamo quindi in banda con Steven Mard. Al centro con il numero 9 Daniel Consiglia. Con il numero 10 Marco Fox Volpato. Con il numero 15 a chiudere la diagonale degli schiacciatori Michele Fedrizzi, mentre a difendere la seconda linea ci sarà l'insuperabile Fabio Balaso. Questi sono quindi i 2 sestetti schierati in campo sin dal primo minuto di gioco. Ricordiamo che a dirigere l'incontro ci saranno Sandro Lamicela di Trento e Roberto Boris di Pavia. Ancora qualche istante e poi entreremo nel vivo di questo match. Sono tantissimi gli ospiti oggi presenti qui alla Chioene Arena. All'ingresso in campo dello zar Ivan Zaitsev c'è stato un coro di applausi, è sicuramente uno degli idoli indiscussi della pallavolo italiana. Andiamo quindi al gioco, attenzione al primo punto messo a segno dalla Sirra Safety Perugia. 1-0 Perugia. Andiamo quindi al servizio con il centrale Emanuele Birarelli. In ricezione Padova, Zoppellari per il primo tempo vincente di Marco Volpato, che riporta tutto in parità 1-1. Tocca ora a
capitano Stefano Giannotti. Spinge Giannotti, attenzione alla ricostruzione del gioco di Perugia. Sembrato out il contrattacco, effettivamente giudicato out l'attacco di Aaron Russell. Vantaggio Padova 2-1. Ancora il capitano Stefano Giannotti al servizio. Tiene ricezione Perugia, scusate, contrattacco, ricostruisce il gioco Padova, ci prova con Stefano Giannotti che la mette in campo, grande azione del capitano. 3-1 Padova. Ancora il capitano al servizio. Sta forzando su Zaitsev. Attenzione a questa ricostruzione del gioco di Perugia, contestatissima dal pubblico. Contrattacca Marra e va a segno. Padova, Stefano Giannotti al servizio. Spara out il capitano. Tocca ora a Perugia che va al servizio con il suo palleggiatore argentino Luciano De Cecco. Terza stagione a Perugia per lui. Servizio per De Cecco che vale il punto a Padova che si riporta sulla più 3, 5-2. Tocca ora a Michele Fedrizzi. Tiene in ricezione Perugia, contrattacca lo Zarra, c'è però la difesa di Padova. Tocca ora Amar, palla ancora in gioco, ancora Amar, tiene in piedi questa azione Perugia. Appoggio di Fedrizzi, Zoppellari per questa palla corta, attenzione allo Zar, c'è la difesa di Padova, azione lunghissima. A palla ancora in gioco, De Cecco chiama in causa ancora lo Zar e la palla è out. Grande azione di superbia di Padova. Ecco che arriva il time out chiesto dalla panchina di Perugia. Ottimo inizio di match per i padroni di casa, si sono portati presto sul più 4, 6-2 il punteggio, grande temperamento e soprattutto grande costanza e fluidità nel gioco. Sicuramente ha avuto il suo peso il turno in battuta di Stefano Giannotti che ha cercato soventemente la ricezione dello Zarri in modo da tenerlo fuori dai giochi. Squadre pronte a rientrare in campo dopo il time out chiesto da Mister Secolo. Tocca ora a Michele Fedrizzi, lo schiacciatore trentino in forza alla Chioene Padova. Ricordiamo il punteggio 6-2 più 4 Padova. Viene in ricezione Perugia con qualche difficoltà, appoggio allo Zara, attenzione all'attacco da posto 4. Arriva la difesa di Giannotti, Zoppellari per Marra. Ed è punto Chioene. 7-2 più 5 Padova. Carica a 1000 la formazione di mister Valerio Baldovin. Ancora Michele Fedrizzi al servizio. Qualche problema in ricezione per Berger. Ci arriva Bari, palla abbondante, c'è una palla contesa a muro. Attenzione a Berger che trova il blockout.
arriva il terzo punto per la Sir Safety, che ora va al servizio con lo Zar. Ivan Zaitsev, che ricordiamo è in arrivo dal campionato russo, ha giocato infatti nella passata stagione con la Dinamo. La palla è out. Ancora un punto per la Chioene, 8-3 più 5. Tocca ora a Volpato. Attenzione a De Cecco per il primo tempo vincente di Podrascarin. Il centrale serbo, new entry in questa stagione. Ed è proprio lui che va al servizio, arriva da Macerata, società dove ha giocato per ben 8 stagioni. Tiene in ricezione Padova, risponde con il primo tempo vincente di Daniel Consiglia, 9-4. Zoppellari. Francesco Zoppellari, classe 97. Cresciuto nelle giovanili bianconere. Riceve Perugia, contrattacca con Berger, che riesce a passare sul muro 2 di Consiglia e Marra. 9-5 il punteggio. Tocca ora ad Alexander Berger. Problema in ricezione per Fedrizzi, arriva l'ace di Berger. 9-6. Attenzione fondamentale in questo momento per Padova, mantenere alta l'attenzione. Non si può concedere nessuna distrazione in questa fase di gioco con una squadra così imponente dall'altra parte. Arriva però l'errore al servizio di Alexander Berger, che regala il punto alla formazione di casa, che va ora in battuta con Steven Maurer. Ancora Zaitsev cercato in ricezione. C'è la difesa di Padova, Balaso, ottima alzata per Fedrizzi. Arriva però il punto di Perugia con l'ex di giornata. Sir Safety al servizio con Aaron Russell. Non riesce ad agguantare questa ricezione Balaso. Ed è punto Perugia. Aaron Russell, seconda stagione a Perugia per lo schiacciatore americano. E arriva un altro ace, pesantissimo. 10-9. Attenzione che mister Valerio Baldovin chiama time out. Dicevamo è fondamentale in questo momento per Padova non lasciare nulla al caso, perché ovviamente dall'altra parte della rete c'è una formazione molto attrezzata come quella di Perugia. Padova è partita benissimo, mostrando grande determinazione e fluidità nel gioco. Perugia non è certo partita a mille, però ha subito rimesso un po' di equilibrio al match. Quindi vediamo se ora Padova riuscirà a passare questo impasse di due azioni che l'hanno messa un po' sotto. Ancora Russell al servizio per Perugia. Errore al
servizio per Perugia, che vale l'11° punto per Padova. Ora il servizio con Daniel Consiglia. Berger in ricezione, De Cecco, palla corta, ci arriva in qualche modo, bravo Fedrizzi, attenzione al contrattacco che fa male di Alexander Berger. Questa è una giocata che abbiamo già visto quando Berger vestiva la maglia della formazione patavina. La pipe è sempre stata un pochino il punto di forza dello schiacciatore austriaco. Perugia al servizio. E la palla è out. Turno in battuta del capitano Stefano Giannotti. 12-10 il punteggio, più 2 Padova. Spinge forte Giannotti, c'è però la ricezione di Berger. C'è questa palla sfiorata, toccata poi dallo Zar. Attenzione alla risposta di Giannotti. Aia. C'è però l'invasione segnalata di Zaitsev, che vale il punto di Padova, ma di fatto viene chiesto il video check. A breve rivedremo la moviola di quest'ultima azione. Ancora qualche istante, vediamo secondo arbitro nella postazione del video check. Vedremo quale sarà il responso. Confermato il punto alla Chioene. Stefano Giannotti al servizio. Berger riceve, apre il gioco, De Cecco per Zaitsev, che piazza una parallela pungente. 13-11 il punteggio. Luciano De Cecco al servizio per Perugia. Pedrizzi per Zoppellari, che chiama in causa Stefano Giannotti. Palla giudicata out. I giocatori della Chioene invitano però mister Valerio Baldovin a chiedere video check, convinti che la palla fosse in campo. Vedremo se il responso della video check darà ragione o meno a Balaso e compagni. Qualche istante ancora. Prendiamo il verdetto dal secondo arbitro e la palla è in campo. Gran lettura di Marra e Balaso. 14-11 più 3 Padova. Tocca ora Michele Fedrizzi al servizio per la formazione di casa. Sfiora l'ace Fedrizzi, appoggia Zaitsev, palla abbondante. Palla ancora nella metà campo di Padova. C'è l'invasione di Mar. Abbiamo visto mister Valerio Baldovin. Era una pacca a Mar, effettivamente è stata una leggerezza per lo schiacciatore americano.
Lo Zar ora al servizio per la Sir Safety Conad. Riceve Balazzo. Zoppellari per il primo tempo vincente di Volpato. Gran palla. A cominciare da una ricezione perfetta di Fabio Balazzo. Ancora più tre Padova, 15-12. Volpato al servizio. Tiene Zaitsev. De Cecco per il primo tempo vincente di Podrascanin. Ed è proprio il centrale serbo ad andare al servizio per Perugia. Tiene in ricezione Fedrizzi. Zoppellari per il primo tempo vincente di Consilia. 16-13. Ed è il palleggiatore padovano ad andare al servizio per la Chioene. Qualche problema in ricezione per lo Zar. Arriva però Berger. Peccato. Fedrizzi non chiude bene questa difesa e regala il punto a Perugia, che va ora al servizio con Alexander Berger. Errore al servizio per lo schiacciatore austriaco. Tocca ora a Steven Marr. 17-14, ancora più tre Padova. Spara out lo schiacciatore canadese e regala così il punto a Perugia, che va in battuta con Aaron Russell. Tiene Balazzo. Zoppellari, miracolo sotto rete per Fedrizzi. Gran palla. 18-15. Tocca ora a Daniel Consilia. Il centrale sloveno, arrivato quest'anno in forza alla Chioene. E arriva l'Eissa. Vola sulla più 4 Padova, ma c'è il time out chiesto da mister Lollo Bernardi. Rispetto al precedente time out chiesto dalla panchina di Padova, sicuramente Giannotti e compagni si sono uniti e si sono fatti forza, dando una maggiore fluidità al gioco e insidiando sia la ricezione che la difesa avversaria. Sicuramente sta facendo un gran lavoro in regia Zoppellari, che sta ben amministrando il gioco tra il centro e la banda, per non parlare poi del posto 2. Squadra in campo dopo il time out chiesto da Lorenzo Bernardi. Ancora Daniel Consilia al servizio. Ricezione abbondante, c'è il palleggio di prima intenzione di Luciano De Cecco. Cambio nelle fila di Perugia, fuori De Cecco, dentro Mihailo Mitic. Al servizio per Perugia ora Birarelli. Tiene in ricezione Marra. Zoppellari per Giannotti, che trova la palla corta. C'è però la difesa di Padova. Gran difesa di Balazzo. Ed è in campo
Capo, gran manualità su questa palla giocata da Michele Pedrizzi, staccata da rete. Gran palla, veramente, era difficile da mettere in campo e lo schiacciatore trentino l'ha piazzata lì dove Perugia non è riuscita ad arrivare. 20 a 16 il punteggio, il capitano al servizio per la Chioene. E arriva l'Eisa, aia, questo è pesante. L'Eisa sullo Zar, apoteosi. Stefano Giannotti. Spinge, c'è però Bari, De Cecco per lo Zar, c'è la difesa di Balaso, ci arriva Giannotti, appoggia Zoppellari. Bari per De Cecco, è il primo tempo vincente di Podrastanin. Luciano De Cecco al servizio per Perugia. Tiene Marra. Zoppellari per la pipe. Vincente di Seven More. 22-17, ci avviciniamo alla finale di questo primo set. Più 5 Padova. Michele Pedrizzi al servizio. Ricezione abbondante per Bari, appoggio di Balaso, Zoppellari per Marra, c'è la difesa. Ancora Balaso, Giannotti per Marra. Che sparacchia, ma passa nelle mani dello Zar. Ciò vuol dire punto e ciò vuol dire 23-17 per la Chioene. Michele Pedrizzi al servizio. Tiene Bari. De Cecco per il posto 4 e arriva l'attacco vincente di Alexander Berger. 23-18. Tocca ora Ivan Zaitsev. Con Volpato. 24-18. Bari per De Cecco e il primo tempo vincente di Podrastanin, che annulla di fatto il primo set ball. Ed è proprio Podrastanin ad andare al servizio per Perugia. Tiene Pedrizzi. Zoppellari chiama in causa Giannotti che piazza la palla corta che vale il 25-19. Padova conquista il primo set e il pubblico si infiamma.